Ci deve accompagnare in una serata magica stasera, quindi vogliamo sentire le mani a tempo sul prossimo brano, tutta la cantina, tutto questo magnifico posto con noi, mani a tempo, forza gioia! Assolutamente una cosa sola, per voi dovete essere i nostri lovers, quindi dovete far battere il
cuore a tempo con la nostra musica. E quindi sulle mani, fate battere il cuore, fateci sentire il vostro battito a tempo con noi. Go! Thank you.
creare problemi. Ce l'ho fatto un applauso, dai. Facciamo un applauso alla cantina. Soprattutto adesso il momento di un brano magico, quindi un brano che deve essere accompagnato dal battito delle vostre mani. Magic. All the truth.
adesso vediamo un po' con un classico quanto avete voglia di cantare. E allora, adesso
dobbiamo scaldare la voce, no? Quindi adesso qui è il momento che la gente, insomma, avete mangiato, state digerendo. Si mangia bene qui, no? È vero, noi abbiamo mangiato una pizza buonissima. Quindi facciamo un applauso alla cantina e soprattutto andiamo a lasciare una recensione sulla pagina della cantina, che se lo meritano, perché la pizza è spettacolare, veramente. Questo è il momento in cui voi siete cominciati a diventare i protagonisti della serata, quindi se ci aiutate, magari facciamo un botta e risposta con le voci, iniziamo magari a divertirci. Signore e signori, nella vita capita spesso, no, di attraversare dei momenti di felicità e di difficoltà, no? In questi momenti la cosa che ci capita di fare è di piangere, sia nella gioia che nel dolore. E la cosa che la prossima canzone che ci dice, la prossima canzone è proprio questo, che in ogni lacrima che noi versiamo, nella gioia o nel dolore, è racchiusa una cascata di emozioni. Signore e signori, every teardrop is a waterfall. I'm
qualcosa dentro di noi, una luce che nonostante tutto continuerà a splendere dentro di noi, perché anche se una persona non è più con noi per una lite, per una discussione o per qualsiasi altro motivo, è sempre stato capace di accendere qualcosa che resterà e brillerà sempre dentro di noi, questa luce che si chiama... Thank you.
veramente strettissimo. E allora, ultimamente in radio passa un pezzo che non è proprio, diciamo, dei Coldplay, c'è la voce di Chris Martin, ma è una collaborazione tra David Guetta e Pharrell Williams in un progetto benefico chiamato Los Unidades. Il brano si chiama Hey Low. And there's nowhere I'd rather be. Sarebbe bello vedere questo magnifico pubblico, creare un po' di atmosfera, magari usare le luci dei telefoni, no? Facciamo un po' di atmosfera, se si può creare in questa magnifica location. Accendiamo le lucine dei telefoni, fateci vedere le lucine dei telefoni. Facciamo un po' di ecco, brava, vedi la ragazza in fondo. Questa si canta insieme. Let's go back to the start.
Partecipi, Charlie Brown. Ce l'ho dato un po' di mani a tempo. Jump, jump. Thank you.
Sta per trasformarsi all'improvviso in una giungla, dove magari possono arrivare delle scimmie, no? Come fanno le scimmie? Mi fate sentire il verso delle scimmie a questo punto? Vai! Chi la sa fare meglio? Chi lo batte il signore? Dai, ok. Sentiamo, dai, una scimmia in coro, un coro di scimmie. Ok, sul prossimo brano mi hanno detto che stiamo diventando tutti delle scimmie, quindi... Io adesso voglio vedere quanti di voi si sentono delle persone e quanti magari diventano delle scimmie. Io sento già rumori, no? Diversi, no? Sentite la foresta. Per le scimmie, le mani al cielo con noi! E allora? Thank you.
dai. C'è una ragazza o una signora che compie gli anni che ha voglia di venire con noi sul palco, è una cosa simpatica, non gli facciamo niente. Dai, chi si offre volontaria? Lei in fondo, l'ho vista cantare, devi venire qua. Come ti chiami? Vieni, vieni. Facciamo un applauso, non ho capito come si chiama. Dici il tuo nome. Ilenia, vieni qui. Ok. Allora, dateci 2 minuti per preparare lei. Ilenia, devi venire qua dietro e ti dobbiamo raccontare un attimo una cosa. Forza Gioia!
Ed è un brano che dobbiamo assolutamente cantare tutti, tutti insieme. È proprio nei momenti di difficoltà che diventiamo forti, è proprio nei momenti di difficoltà che dobbiamo essere capaci di andare avanti, ed è proprio in quei momenti che le luci ci guideranno a casa. Signore e signori, è un brano meraviglioso da cantare tutti insieme e creare un po' di atmosfera. Fix You! Tears come streaming down your face.
Gioia, canta con noi! Siamo sicuri che queste luci stasera vi porteranno a casa, perché siete tutti speciali, gioia. Grazie! Grazie di essere qui con noi! Is that the love of the king?
just another word. And shut the windows and the sounds all the time. And people couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on my silver plate. Just a puppet of the Lord. Attraversa tutto. Tutto quest'onda sta per partire, sta per attraversare questa magnifica location, questo magnifico locale. Però siete voi che dovete farmi vedere come fa quest'onda che sta per partire. Forza!
Thank you.
just the pain when the gun is running scared. Amici di Antenna Sud Eventi, siamo nel post serata di questa esibizione live dei Love Play. Siamo con Sergio Mastromarino e Marianna Patruno, entrambi titolari e gestori di questa splendida struttura qui a Gioia del Colle. Sergio, innanzitutto grazie per averci ospitato, per averci permesso di mandare in onda questo live. Complimenti davvero per la location che avete creato e offrite a tutti i vostri affezionatissimi amici. Grazie a te per le belle parole. Abbiamo creato questo bel posto dove poter riscoprire di nuovo il cabaret, la musica e un classico, diciamo, posto dove c'è sempre un intrattenimento per giovani e non. Ci raccontavi a microfoni spenti di una struttura che offre continuamente esibizioni live. Stasera i Love Play, che serata è stata?
bellissima, bellissima. Abbiamo avuto parecchi già gruppi per quanto riguarda le tribute band importanti, abbiamo non ultimo quello di Renato Zero circa una settimana fa, spettacolare. A breve abbiamo anche Mario Rosini domenica prossima con Gianni Rosini, Mimmo Campanale e Paolo Romano. E poi insomma ne abbiamo tantissimi, Pascolici, la tribute band di Negro Amaro, ma tutto questo comunque possiamo vedere poi sulla pagina Facebook della cantina. Ci dicevamo anche a microfoni spenti prima che è una struttura appunto che offre degli ottimi live, ma una struttura dove si degusta dell'ottimo cibo. Se dovessi consigliare a qualcuno che ci sta guardando un motivo su tutti per invitarli a venirvi a trovare, a cosa magari puoi fare riferimento? Alla mia persona, penso, no? Scherzo, comunque il posto, diciamo, vale l'impresa di venirla a vedere, perché comunque oltre a livello di musica, di cabaret e di mangiare, di cibo, abbiamo anche la possibilità da ottobre in poi anche di fare del burlesque e delle feste a tema anche. Per sempre, ripeto, per quanto riguarda il posto che è storicamente famoso per il cabaret. Infine coinvolgiamo anche Marianna. Marianna, quali sono gli aspetti più positivi nel gestire una struttura di questo tipo e magari le difficoltà invece maggiori che incontrate quotidianamente appunto nel portare avanti la cantina? Le difficoltà stanno nel accontentare il cliente, che è giustamente esigente, e l'aspetto positivo è vedere il cliente andare via soddisfatto. Non sempre così, però noi ce la mettiamo tutta. Grazie a te Sergio. Grazie a te di cuore. E grazie a Marianna. Grazie a voi. Amici di Antenna Sud Eventi, siamo con i Love Play, un piacevolissimo ritorno dopo averli seguiti all'Hobart di Molfetta qualche giorno fa. Li ritroviamo a Gioia del Colle, qui alla cantina, e inizio subito con un nuovo ospite, perché a Biceglie non era presente per indisponibilità personale. Siamo in compagnia di Giovanni, uno dei componenti del gruppo. Giovanni, se ti fa piacere, presentati ai nostri telespettatori. Allora, mi chiamo Giovanni, suono il basso in questo gruppo, è praticamente una cover band dei Coldplay, ci chiamiamo i Loveplay, fondato dal qui presente cantante Francesco. Già lo conoscevo per altri progetti musicali fatti insieme, fino a quando poi ci siamo imbarcati in questa nuova avventura della cover band dei Coldplay, praticamente. Oltre all'amicizia con Francesco, insomma, cosa ti ha spinto effettivamente a voler intraprendere un'avventura di questo genere che comunque vi sta riservando tantissime soddisfazioni? Innanzitutto la passione per la musica in genere, l'amicizia con Francesco, e poi perché comunque i Coldplay è un gruppo che io seguo e mi piacciono tanto. Una domanda che ho già fatto a Francesco Abiceglie, la ripropongo a te: c'è un pezzo verso il quale nutri una particolare predilezione? Il mio preferito, almeno quello in scaletta, è Charlie Brown. Francesco, dopo una serie di esibizioni in vari locali, la vostra estate sicuramente continuerà. Ci puoi spiegare brevemente quali sono le vostre prossime esibizioni? Sì, allora abbiamo diverse esibizioni ancora in qualche altro locale, e poi, come hai detto tu, ci saranno altri eventi un po' più grandi, come il 26 luglio in piazza San Michele di Bari, insieme a degli amici che fanno la tribute band di Depeche Mode, i Precious, sono molto bravi. Faremo questo evento in questa piazza San Michele, e poi il 9 agosto siamo alla festa della birra a Cassano, la famosa festa della birra. E niente, ci fa piacere insomma tutto quello che sta succedendo, tutte queste date. Speriamo di fare delle belle serate in queste piazze, perché le serate nelle piazze sono, diciamo, con tutto rispetto per quelle nei locali, sono una cosa diversa. Per concludere, leggevamo sulla vostra pagina Facebook che i Love Play stanno accrescendo sempre maggiormente i consensi, tant'è che
sarete anche fuori regione. Ci parli anche di questa avventura fuori dalla Puglia? Allora, siamo già stati in piazza, se non sbaglio, a Ginosa, però è stato, se non sbaglio, a maggio. Maggio è stata una piazza, una festa patronale a Ginosa città, non Ginosa Marina. E poi abbiamo qualche data in Calabria, a Sibari. E sinceramente ce ne sono delle altre, in questo momento mi sfuggono, però se andate sulla pagina trovate tutti gli appuntamenti, Puglia, Basilicata e Calabria. Benissimo Francesco, anche questa serata è andata a nostro avviso benissimo. Grazie. Per noi è stato davvero un piacere seguirvi ancora e sarà entusiasmante potervi rivedere, risentire in altre occasioni. Grazie e ricordate, believe in love play. Ci trovare sulla nostra pagina Facebook. Grazie.